Un saluto a tutti e bentornati su GDR Land. Continuiamo la nostra avventura in Atom RPG. Allora, col nostro Marco Ramius eravamo arrivati nella città di Otradnoie, che si pronuncia proprio così, credo, dal filmato. Vediamo. Avevamo parlato con il capo del villaggio che ci ha detto di smammare. E con il re Radchenko, che ci hanno affidato due missioni, tra l'altro. Qui parliamo con questa donna. Di fronte a te vedi una donna che si poggia ad un bastone, indossa un vestito nero e un fazzoletto sulla testa dello stesso colore. Non è nero, vabbè. Sotto le sue sopracciglia nere si nascondono i suoi occhi altrettanto neri, che risplendono ancora di giovinezza. Ciao, posso farti delle domande? Come va la vita qui? Bene, parlami di te. Potrei anche non ricordarmi la mia età. Va bene. Ci sono novità? Ho sentito delle voci in giro. Devo andare. Niente di che. Niente di che. Andiamo di qua. C'è un vecchio. Un vecchio con una kippa fa quello che fa sempre. Apre e chiude la bocca senza denti, fischiettando qualche melodia dimenticata. Vedendoti, strizza gli occhi. No, vabbè, questo lo do più. Ciao figliolo, vuoi parlare di qualcosa? Solo conoscere la gente del posto. Coscia? Coscia. Oh, la gente del posto. Bene, eccomi qui. Un locale in tutto e per tutto. Ti hanno mandato qui per aiutarmi, tesoro, tesoro. Vabbè, non proprio. Cosa volevi? Ho questa piccola macchia di mais sul retro di casa mia. Ok. Il vecchio sospira tristemente. Deve essere molto difficile per lui chiedere aiuto a qualcuno. Va bene, vecchio, raccoglierò il tuo mais. Che dovrebbe essere questo, allora lo faccio così. Cioè, praticamente glielo rubo perché qui c'è anche altro però. L'immondizia, niente. Ok, prendiamo il mais. Però io me lo mangio. Io me lo mangio il mais, sono pannocchione. Però mi dice solo lascia, perché non me lo fa mangiare? Forse devo cucinarlo? Può essere. Non me lo fa mangiare crudo. Beh. Dovrò trovare un fuoco da campo o qualcosa. Torniamo dal vecchio. Però devo mangiare davvero perché qua. Ehi, vecchio. Ho raccolto il tuo mais, vecchio. Ah, hai perso grano. Ah, perché era un oggetto di missione, ok. Il vecchio si fruga nelle tasche, cerca in casa e quando si rivolge a te ha un lampo di disperazione negli occhi. Ok, quindi non hai soldi. Guarda, nessun problema, sono felice di poter dare una mano. Il vecchio non ti ascolta, finalmente gli viene un sorriso in faccia e si dà uno schiaffo sulla fronte. Il
Il vecchio si mette in ginocchio e inizia a cercare sotto il suo letto traballante. Alla fine tira fuori il suo vecchio fucile e con un sorriso te lo passa. Wow, grazie mille vecchio, è proprio quello che mi serviva. Togli l'arma dalle mani del vecchio e la guardi con interesse. È una vecchia carabina da caccia. Sul calcio di legno c'è un'incisione, un cuore trafitto da una freccia. Bene, bene, bene. Ma vecchio, hai per caso del cibo? Madonna, sono la moglie di Cetrio. Oh, una medaglia. Cavolo, costa 144 rubli. Cioè, vale la mia carabina. Vediamo. Però non ho munizioni per la carabina, no? Eh no. Chissà se le armi si possono anche scaricare dopo. Per ora niente. Altra immondizia. Barattolo uomo, madonna, copertone. Prendiamo tutto. Questa però mi interessa, la babushka. La babushka, io me la metto. Darà qualcosa di... No, pare di no. Però vabbè. Così siamo una nonnina. Madonna, è orribile, è tutta zozza, ma che è? Va. Qui c'è un'altra guardia del villaggio, perché Jan è dall'altra parte. Davanti a te c'è un giovane in uniforme militare prebellica. Noti un fucile automatico tra le sue mani. Sulla sua spalla pende una vecchia radio militare R-147. Ti guarda in attesa. Ehi, posso farti qualche domanda? L'uomo tira su con il naso e si liscia i capelli unti con il palmo della mano. Ti guarda con cautela, uno sguardo di scontento appare nei suoi occhi percettivi. Parlami di te. Bene, allora parlami del capo. Da chi sorvegli l'ingresso? Un sorriso storto appare sul volto dell'uomo. Sì, in effetti, che domanda idiota. No, però non arrabbiarti, anche se ho detto una cazzata. Come va la vita? L'uomo ti ispeziona attentamente. Così, per curiosità. Ok, c'è del lavoro da fare in paese? Va bene. Sì, però calmati. Ok, quindi... qui avevamo preso tutto da sto lato, perché qui non c'era niente. O meglio, c'era. C'era, ma non avevo quello. Ah no, cavolo, perché qua si esce poi. Allora io direi di ispezionare le altre case. E poi usciamo. Andiamo qui prima. Che è sta cosa? Miscela di erbe. Parliamo con sta signora. Di fronte a te noti una donna corpulenta con un volto largo e severo. Indossa un grembiule sopra il vestito. Salve, posso farti qualche domanda? La donna si poggia le mani sui fianchi e annuisce. Che sia una cosa breve, madonna. Come va la vita qui? Ok, parlami di te. Va bene. C'è qualche novità? Ok,
Ok, la donna scuote la testa. Ok, ti è giunta qualche voce. Va bene, allora meglio che vada. Niente di utile. Qui cosa c'è? Un'altra babushka. Della carta, io sta roba la prendo, magari la vendo. Lì però c'è un cavo, un cavo elettrico. Eh sì, allora me lo vado a pappare. Questo cos'è, un generatore, però funziona, quindi che è carta igienica quella. Questo, allora, informazioni. Questa pompa dell'acqua è vecchia e arrugginita, ma ovviamente ancora in uso. Ok, queste sono bottiglie d'acqua, immagino. Bottiglia vuota. Bottiglia vuota, però qui dice ripara. Ma senza successo. Chissà se posso riprovare all'infinito come in Wasteland. Sì. E hai guadagnato 108 punti esperienza. Il motore funziona bene, quindi immagino che ho riparato il lavandino. Quindi se adesso equipaggio le bottiglie vuote, riempie con acqua relativamente pulita, va bene. Bottiglia d'acqua. Ah, ok. Quindi toglie la tossicità. Bene. Vabbè, abbiamo preso un po' d'acqua. Ok, e anche guadagnato punti esperienza. Allora, qui in questa casetta chi c'è? Di qua. Di fronte a te c'è un uomo sulla cinquantina, la sua postura rigida e l'espressione fiera vanno in netto contrasto con lo sguardo losco. Pare sia stato per poco tempo un ufficiale governativo prima della guerra. Stai parlando con colui che l'ha già riparato. Non senti il rombo del motore da qui? Ehi, bello, ma con chi credi di parlare? È stato un piacere. È stato un piacere, certo, ma i miei soldi? No, vabbè. Ti stringe la mano e ti dà una calorosa pacca sulle spalle, sulla spalla. Hai guadagnato 108 punti. Allora, il diario è questo, no? Sì, ok, vediamo. Ah, ok, sono classificate per in sezioni, cioè ad esempio Atom, quindi sono quelle principali. Quindi io devo arrivare a Krosnozhenmany qua e trovare Fidel. Spedizione generale Morozov, ok, quella è collegata all'Atom, quindi. Ah, ecco, ok, ce li ho qui per quelle di Otradnoje. Ho bisogno di raccogliere 5 funghi per Katia. Della taverna. Ok. Sì, è il barista, è quello del. Va bene, ok. Qui. Sì, ma a me serve cibo però, eh. Questi dormono. Davanti a te c'è un uomo di mezza età con un aspetto emaciato. Indossa una camicia mimetica e vecchi pantaloni. Sulla testa porta un cappello di Panama. Il suo volto bruciato dal sole proietta immensa noia e fatica. Posso farti qualche domanda? L'uomo sorride e annuisce, nei suoi occhi fiochi c'è una scintilla di interesse per il momento. C'è una scintilla di interesse per un momento. Solo per un momento. Prego. Vabbè, come va la vita? L'uomo guarda le sue mani piene di vesciche e sospira silenziosamente. Quindi la moglie probabilmente non.
parlami di te. Dell'intelligenza. Era un intellettualoide. Cosa c'è di nuovo? Usano ancora tutti quanti il termine compagno, quindi l'ideologia comunista non è affatto morta con le bombe. Anche perché tutti sti vecchi probabilmente sono della vecchia guardia. Hai sentito qualche voce? Incerto. Ah, un'aquila, un'aquila. L'uomo guarda oltre la polvere. L'uomo si rivolge a te e tossisce con uno sguardo timido nei suoi occhi. Probabilmente è timido o addirittura un po' imbarazzato per il fatto che ha appena detto tutto questo davanti a te, lasciandosi sfuggire alcuni dei suoi veri sentimenti. Bene. No, vabbè. Prima vediamo un po' di baratto. Ma io ti vendo. Quanto vale sta lattina? Va bene. Ah, eccoli qui. 26. Cavolo, 9 rubli. 29, 7. Dai, qualcosa da 6, niente. Va bene. Chiudi. Mi serve danaro, perché di fronte a te noti un uomo poderoso e tarchiato sulla trentina. Ha una faccia paffuta, il naso all'insù e lo sguardo sfacciato. Indossa dei pantaloni da lavoro e una maglietta con la scritta ormai sbiadita dal sole, remare stampato sopra. Ok. Remare. Ah, ok, con l'abilità attenzione, percezione praticamente, mi ha detto. Noti che sta scuotendo dei dadi nel suo palmo. Che ne dici di fare una partita? Ok, capisco. Allora, cominciamo. Come va la vita qui? Come stai? Faccio spallucce. Parlami di te. Il fucile tra le mani lo vorrei anch'io, con le munizioni però. Qualche novità? Accende un sorriso ammiccante e ti dà una pacca sulla spalla. Vabbè, è un puttaniere praticamente. Però vabbè, ci stai in un mondo del genere. Probabilmente metà delle donne di quella città starà allevando i miei figli. Un galantuomo proprio. Qualche voce? Cavolo, 1.000 rubli. Meglio che vada. C'è questa donna, forse la moglie di del vecchio. Di fronte a te noti una donna anziana e a schiena ritta con una faccia severa. Nel suo sguardo percepisci una velata tristezza e un barlume di intelligenza. Un barlume. Prima però baratti amo. No, un rublo solo, che schifo. Posso farti delle domande? La donna sorride con gli occhi, sembra che l'hai conquistata col tuo modo di fare. Bene. Allora, come va la vita? Ok, bene.
Beh, ma pur di mangiare un affamato deve fare ciò che può. Parlami di te. La donna ti guarda prima con diffidenza, ma poi si rilassa. Devi avergli fatto una buona impressione. Sembra che si fidi abbastanza di te, da poterti, parlare liberamente. C'è qualche novità? Uno squadrone militare. Ah, ok, secondo me sono i miei colleghi dell'Atom che sono passati di qui. Che diciamo, sembravano tipi a posto in teoria. E qualche voce? Va bene, allora devo andare. E anche qui abbiamo fatto. Purtroppo quando si arriva in una città in un gioco di ruolo, specie di questo genere, i primi 2-3 episodi si passano a parlare. Però una volta sbrigate queste faccende, penso che si inizierà a passare all'azione. Più che altro devo fare anche esperienza, perché tra poco saliamo anche. Di fronte a te c'è una donna bassa dal viso gentile, indossa un vestito semplice. Sulla testa porta un foulard di lino che lei usa come una specie di bandana. Qualche domanda? La donna ti rivolge un sorriso caloroso e annuisce con impazienza. Sembra che le piacerebbe chiacchierare. Come va la vita qui? Ma sembra una formalità, madonna. Però prima, vediamo che hai, donna. Oh, finalmente. Tiè, prenditi la carta. Hai ragione. Altro, parlami di te. Vabbè, i figli sono così, signora. Cosa c'è di nuovo? Vabbè, no, il serbatoio adesso è riparato, tranquilla. La donna ti si avvicina e ti sussurra all'orecchio in segreto. Ah, vabbè, quello lo... La donna si guarda intorno prima di proseguire. Milionario. Proprio come qualcosa che Sherlock Holmes avrebbe cercato di risolvere. E pettegolezzi. Un risolver solo le donne. Vabbè, son cavoli tuoi, mi spiace. Ok, parliamo col marito allora. Cioè io sveglio la gente così, ma nessuno mi dice nulla, proprio. Davanti a te si trova un uomo robusto, dall'aspetto duro di circa 45 anni. Indossa una vecchia camicia scolorita dal sole con maniche corte e resistenti pantaloni da lavoro. Ha una faccia severa ed è impossibile non notare i suoi folti baffi neri. L'uomo ti guarda lunatico, sembra teso, ma il tuo carisma sembra metterlo più a suo agio. Abbassa la guardia e all'improvviso sembra più timido che severo. Come va la vita? Parlami di te. All'inizio l'uomo sembra non fidarsi, ma poi, grazie a una buona prima impressione, abbassa un po' la guardia. Però prima co Ecco. Per 39.
Però qui dice per le armi da fuoco automatiche, però vabbè, immagino che poi, quanto costano? 9 rubli. Oh, io me le piglio. Ma è una sola? O sono tre? Vediamo. Mi sa che è un colpo solo, però vabbè, ma meglio. E poi magari ti vendo la babushka. Ancora non posso, vabbè. Cosa c'è di nuovo? Hai sentito delle voci? Ah, ok, va bene. Allora, qui la richiamo. Ah, c'è anche l'animazione della ricarica, figa. Sì, comunque ha proprio un solo colpo nel... Allora, qui c'è il medico, io direi che magari faccio l'episodio un po' più lungo così parlo con... cioè parlo, vado a vedere cosa c'è qui e ho parlato con tutto il villaggio, così poi la prossima volta si esplora. No, 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 di qua. Noti un uomo di mezz'età alto e ben messo, anche se leggermente ingobbito. Indossa un camice da laboratorio impolverato con le maniche arrotolate ed un cappello di stoffa grigio. Sei tu il dottore della zona, giusto? Vabbè, comprare delle medicine non se ne parlo. Però che ne dici di un piccolo sconto su tutte le medicine che non sto acquistando? No. Vabbè, ci ho provato. Un paio di domande. Com'è il lavoro? Intenso? Beh, in effetti sembra davvero dura la vita di un dottore comunista. Parlami di te. Ok, come va la vita? Il dottore punta lo sguardo verso un voluminoso fascicolo etichettato certificati di morte. Chiaro. Ecco il perché. Qualche voce. Va bene. Meglio che vada. Manca solo qui, abbiamo finito. Lì ci sono i maialini. Ehi. Oh, questo è l'emporio, sarà. Di fronte a te c'è un uomo di mezz'età, un sorriso leggermente forzato appare sul suo volto ossuto quando ti vede. Usiamo l'abilità baratto. Che ne dici di uno sconto dato che sono nuovo? Ah. Vediamo che c'hai. Ecco, questo, i soldi ne ha, quindi li vendo alla babushka. La carta igienica. Ah, la ricevuta quella del libro. Capi. Cioè, io gliele vendo tutte ste robe. Magari faccio una cazzata, però mi servono rubli. Il copertone. E il nastro. Tu mi dai questi. 74 rubli. E vediamo che c'hai. Proiettili calibro 30. Ok, per tutta la serie delle Tokarev. Del tè. Ma è carne in scatola. 86 immagino si riferisca a tutte e tre. Dei biscotti. Rubli. Fucile a canne mozze personalizzato. E revolver.
Un coltellone. Mi serve il cibo adesso. Ok. Beh, valeva la pena provare. Ok. Alcune domande. Il mercato sembra un po' sottotono, ma mantiene il suo sorriso nel caso in cui tu possa ancora comprare qualcosa. Come vanno gli affari? Ok, parlami di te. C'è un accenno di rammarico nella sua voce, ti sta chiaramente nascondendo qualcosa. Ok, come va la vita qui nel villaggio? Ok, qualche pettegolezzo. Niente. Ah, quindi l'Atom è conosciuta però Perfetto, quindi abbiamo trovato del cibo. Dopo provo a cucinarlo. Della carne in scatola, cosa dà? Ah, più una razione, però toglie 600 fame. Ridà anche anche il cibo cura come in Fallout. Perfetto. Qui vabbè, abbiamo le sezioni. Perfetto, allora abbiamo fatto passi in avanti per quanto riguarda il dialogo, ovviamente. Abbiamo parlato con tutti, adesso sappiamo cosa fare. Non ci resta che esplorare l'esterno del villaggio. Quindi un saluto da Marco Ramius. E da GDR Land è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!